Guido ci racconta. È ormai passato un po' di tempo da quel giorno in cui sono entrato al Cufrad per curare la mia dipendenza dall'alcol. Arrivavo da 4 mesi di ricoveri, fra ospedale e cliniche, dove mi ero disintossicato fisicamente, ma mi aspettava la parte più difficile e dolorosa, cioè capire le motivazioni che mi avevano portato alla dipendenza. Ho incominciato a fare uso di alcol a 13 anni, bevendo con compulsività. Non mi bastava bere una birra, dovevo essere stordito dall'alcol. Questo mi faceva stare meglio, perché mi schiacciava dentro, comprimeva tutte le mie insicurezze e le mie paure. Col passare degli anni ho fatto uso di alcol in maniera crescente, fino ad arrivare ad avere non solo la dipendenza psicologica, ma anche quella fisica. Alla fine dovevo bere ogni 20-30 minuti, 24 ore su 24. Sono andato all'ospedale solo quando non riuscivo neanche più a camminare. Nonostante tutti mi dicessero che dovevo farmi aiutare, ma io per vergogna e per orgoglio non ho mai accettato consigli. Avevo toccato il fondo, ho rischiato la morte. E nonostante ciò, hanno dovuto quasi obbligarmi, sia i miei cari che i dottori che mi avevano in cura, ad entrare in comunità, perché io non accettavo di avere una dipendenza, non mi sentivo alcolista. Pian piano ho accettato la situazione e alla fine ho capito che ero nel posto giusto per farmi aiutare. Ho iniziato ad eliminare il muro che avevo eretto nei confronti degli altri, ma soprattutto di me stesso. Grazie all'aiuto degli operatori e dei miei compagni, ho capito che potevo liberarmi dei miei scheletri che per troppo tempo mi portavo dietro. È stato difficile e doloroso, ma penso di essere riuscito a elaborarli e accettarli. Oggi ho finito il mio percorso. Sto lavorando ormai, mi vedo regolarmente con mia figlia, con gli amici, insomma una vita normale. Posso finalmente dire che sono sereno. Nonostante abbia ancora ovviamente dei momenti di difficoltà, riesco a gestire le mie emozioni senza dover ricorrere all'aiuto della bottiglia. Grazie alla mia serenità riesco a condividere le mie emozioni, i rapporti che durante la mia dipendenza si erano incrinati oggi si sono ricostruiti. Alcune volte devo ancora imbattermi nei pregiudizi degli altri. Il mondo corre troppo velocemente, tutto è basato sul dio denaro, adesso me ne sto accorgendo. Penso che tutti dovremmo fare nostra la frase del libro Il Piccolo Principe, dove dice: l'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore. Il mio percorso mi ha aiutato a capire molte cose. Oggi posso dire che mi voglio finalmente bene. Ho ritrovato la voglia di vivere lucido, non di sopravvivere in compagnia della bottiglia. Continuerò il lavoro affrontato fin qui, perché voglio continuare ad essere sereno. Adesso frequento i gruppi di alcolisti anonimi, dove ci sono persone con il mio stesso problema. Lì ho sentito fin dal primo momento che non esistono pregiudizi e fra di noi c'è un legame molto forte. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Mi sono liberato di una schiavitù. Quando ci si libera di una dipendenza, si rinasce.